a che altezza dal pavimento deve essere installato il tubo di scarico di una lavatrice? Questa sarebbe una domanda sinceramente stupida, però credo che molti di voi non sanno totalmente la risposta. Intanto precisiamo che il tubo di scarico ovviamente è il tubo da dove passa l'acqua, appunto, di scarico della lavatrice. E per far funzionare al meglio la pompa di scarico, questo tubo deve essere posizionato in un certo modo, ovviamente nel suo alloggio, ma soprattutto anche ad una certa altezza dal pavimento. Infatti, come prevede il manuale di istruzioni di qualsiasi lavatrice, ci sono diversi modi per poter posizionare il tubo di scarico. Come vedete nella prima vignetta, il tubo di scarico deve essere posizionato obbligatoriamente in un lavello con la curva verso il basso, oppure in un sifone che parte dal basso o in un sifone direttamente del lavello, ma sempre con la curva che va verso il basso, la curva finale, ma soprattutto l'altezza massima deve essere 90 cm e l'altezza minima deve essere 60 cm del pavimento. Quindi se posizioni questo tubo praticamente con la curva verso l'alto e non verso il basso, l'acqua non riuscirebbe a defluire perfettamente, ma soprattutto questo tubo, come ti ho appena letto, deve stare da terra ad un'altezza minima di 60 cm e massima di 90, perché se sfori queste misure automaticamente la pompa di scarico funzionerebbe male, non facendo defluire perfettamente l'acqua dal tubo di scarico. Info sul mondo dei grandi elettrodomestici. Ciao ragazzi!